Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Prima di iniziare volevo ringraziarvi per il sostegno che state dando al canale in questo periodo e in particolare per il sostegno che state dando a questo format. Di conseguenza, ovviamente, se una cosa piace a voi, fa in un certo senso piacere anche a me portarla. Detto ciò, oggi siamo qui a fare un video reazione a un altro video di Sleepy Giraci, che non saprei bene come definire. In pratica dovrebbe essere un Giraci, appunto, che utilizza tutte le mosse Z esclusive, che sarebbero quelle che possono utilizzare solo determinati Pokémon. Ovviamente, ragazzi, troverete in descrizione il video originale e il canale dell'autore, perché altrimenti non sarebbe fair use e non ho sinceramente intenzione di violare certe leggi di YouTube. Quindi trovate in descrizione il video originale e il canale al quale vi invito ovviamente a iscrivervi. Oggi ragazzi ho paura di quello che vedremo, perché da come me l'avete descritto, perché sì, me l'avete consigliato voi nei commenti, tra l'altro consigliatemene altri qui sotto, tipo Giraci prende delle forme stranissime. Oddio, non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito. Quindi premiamo qui la nostra fonte di OBS e iniziamo col delirio. Ok, perfetto, allora io non sento l'audio, voi dovreste sentirlo. Questa dovrebbe essere tipo la mossa Z di Pikachu, tipo Peekaboom, una roba del genere. Tra l'altro io non ricordo tutte le mosse Z perché non ho giocato troppo a Sole e Luna, quindi potrei stupirmi anche di quelle. Ok, perfetto, oh, questa qua la ricordo abbastanza bene. Ok, qua Giro ci sembra abbastanza... Catastropica, ok, perfetto. Qua mi sembra abbastanza... Oddio, Wingull, tipo danno per 20 miliardi, è morto male. Ok, cosa sta facendo? Questa mossa... giustamente ha fatto la verticale con le mani. Mi piace. Cos'è quella roba lì? Gli è il pisello. No, cos'era? Veramente, si è messo su una mano. Ma cosa sta facendo? Oddio. Oddio il collo. Figliolo, il collo. Cosa ti è successo? L'hanno impiccato. Oddio mio, madonna, esplosioni nucleari ovunque. Questa non so di chi sia, raga. Ok, questa qua oddio. È un'altra di Pikachu, o forse di tipo elettro. Forse è quella di Surf, tipo. È quella di Raichu forma Lola, possibile? Una roba del genere? Cosa sto facendo? Ok, sì, Stoked Spark Surfer. Ok, qua, vabbè, a parte che, tipo, gli scompaiono i piedi, però, vabbè, giustamente non ha la tavola da surf, ok? Questa qua era abbastanza prevedibile. Ciao, Ratata, è stato un piacere. Oddio, già è epico, raga, già è epico. Mi raccomando, sostenete questo format, perché, ragazzi, vedo che sta andando molto bene. Mi piace portarlo, mi diverto a vedere certe stronza... Cosa sta facendo? Ok, aspetta, questa qua è quella di Eevee, che vabbè, giustamente lui come al solito fa la nostra bellissima verticale, diventa tipo così, si mette. Mi piace, mi piace. Ok, perfetto, perlomeno questi qua ci sono e tutto no... Perché? Perché? Dai, vi sembra una cosa normale, guarda come si mette. Così si mette, così, vabbè. Ok, perfetto, grazie per lo zoom sullo scontrino. Ok, perfetto, io raga veramente quei cose lì che a Giraci, so che tipo dovrebbero essere bigliettini dei desideri, una roba del genere, a me sembrano... Ok. Ok, cosa? Ah, ok, questa è quella di Snorlax. Questa è... Oddio. Oh no, madonna, sopprimetelo. È bruttissima. Che cazzo è? Ma cos'è? Ma non gli ha fatto niente, ma è leggerissimo, è anoressico, è Giraci anoressico. Potrei fare il clickbait incredibile. Ok, perfetto, questa qua... Oddio, non ricordo le pose. Bellissimo, l'hanno mummificato, ottimo. Oddio, forse Decidueye? Genesis Supernova, no, oddio, ho detto una stronzata, mi sa. Cioè, ci sono delle palline a caso. Ok. Ma questo qua è tipo un attacco di Dragon Ball. No, ok, non è decisamente Decidueye, perché mi sembrava quelle delle frecce dall'animazione, però non è così. Ok, tra l'altro questo Wingull qua, raga, le sta pigliando di santa ragione. Ok, questa qua è una mossa di tipo spettro, sono sicuro. Quella lì era l'animazione degli spettri. Ah, forse questa è quella di Decidueye, visto che comunque sono, diciamo, quelle esclusive, quindi... Perché? Sì, era quella di Decidueye, ma... Perché gli sono spuntate due ali? Oh, Dio mio, che cosa orribile. Guardalo. Avevo i prolungamenti da... Aspetta. Io, raga, non ho toccato nulla. Sta andando al contrario da solo. La mossa di Incineroar l'ha fatta al contrario.
Oddio, cosa sta succedendo? Non ho toccato nulla, ve lo giuro, è così il video. Cioè, il video è fatto così. Guarda che roba! Oddio, questa roba qua è inquietantissima. Sembra che tipo... Oddio, è anche quella di prima. Cos'era? Gli è spuntato un osso da... Oddio! Oddio no, che brutto! È inquietantissimo! Sembra che una spranga l'abbia trapassato da parte a parte! Non andava così la mossa Z. Ma che roba! Madonna, sembra... Non lo so, un Lego, un magnè, una roba brutta... Mamma mia! Un personaggio delle creepypasta, inquietantissimo! Ok, perfetto. Sì. Non so perché, raga, il video vada al contrario. Non ne ho idea se continua ad andare così, boh, non so cosa fare. Ok, questa qua è la mossa Z che... Ok, è tornato a posto. Raga, non chiedetemi che cosa sia successo. Ok, cosa sta succedendo? Non ho visto neanche che mossa... Perché? Cos'è quella posa, cara mia allenatrice? Allora... Oddio, questa... Oddio! Oddio, mi sa che ho come l'impressione che non ci vada così bene sopra la testa di sto... Non funziona proprio così, però noi non diciamolo a nessuno. Ok, ciao Wingull, è stato un piacere. Non funziona esattamente così, però vabbè, fa niente. Sto vedendo, ragazzi, delle cose allucinanti. Oddio. Oddio, questo... Oddio. Qua sembra normale. Tra l'altro no noto con piacere che tipo la coda in alcuni momenti scompare, tipo in alcune mosse Z, così da... Soul Stealing, non ho letto Nugats. Ok, perfetto, tipo la Z di Zorro, ottimo. Questa qua non so di chi sia sta mossa, sinceramente. Non me ne vogliamo... Ok, perfetto, tipo caduto, tipo avete presente? E accompagnare solo, ecco, uguale. È finito così il video. Il video è finito con un Jirachi che mi cade davanti. Ok. È stato inquietante in alcuni punti. Però è stato anche carino. Diciamo che mi sono divertito. Non era una cattiva idea, era abbastanza ironico come video. Comunque, ragazzi, volevo specificare che queste cose qua sono fatte praticamente modificando semplicemente gli sprite dei Pokémon. Quindi, in realtà, quel Jirachi lì era un altro Pokémon del quale è stato modificato lo sprite. Almeno, per quanto ne so, dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere un hack che permette ai Jirachi di utilizzare tutte le mosse. Ma è semplicemente per dire, nel caso di Decidueye, un Decidueye al cui sprite. Il cui sprite, cosa ho detto? Non lo so. Il cui sprite è stato appunto modificato in quello di Jirachi e poi è venuta fuori quella... Non ci voglio neanche pensare. Comunque ragazzi, anche questo video può dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto consigliandomi altri video e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale. E poi che altro, la campanella, ragazzi, mi raccomando, fondamentale per ricevere i feed da YouTube. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.